Da questo parco è iniziata l'operazione Cerberus, l'operazione che nel 2008 ha sgominato i vertici della criminalità organizzata che lavoravano in questa zona del sud Milano. Era il 2006 quando sono partite le prime indagini e man mano che uscivano gli articoli, diciamo che sono incominciate anche ad arrivare le prime forme di intimidazioni che non sempre erano illegali o non sempre dovute a minacce, ma minacce di attività insomma pericolose, ma si sono palesate, diciamo così, attraverso telefonate, attraverso richieste di tenere coperte determinate situazioni o anche lettere scritte alla redazione dai legali, poi delle persone di volta in volta coinvolte che chiedevano piccole modifiche, piccole rettifiche a fatti realmente accaduti. La reazione è poi quella di abbassare i toni e di cercare di tutelarsi in ogni senso, perché comunque ad ogni lettera, ad ogni minaccia di querela, il giornale deve comunque poi sborsare dei soldi per quanto riguarda le pratiche legali. Oggi invece le cose sono cambiate e dopo l'arrivo dei primi arresti e delle operazioni che insomma hanno visto poi questi territori protagonisti, l'attenzione anche da parte dei giornali è molto più alta e diciamo che ogni volta che si parla di queste materie possiamo dire che i giornali vanno praticamente esauriti, anche perché nei cittadini e nei giornalisti, insomma, c'è questa voglia, voglia di riscossa e di legalità che prima, senza le prove ufficiali, era un attimino tenuta sotto tono. Quando ti trovi a scrivere di fenomeni criminosi sei però identificabile e ben riconoscibile, quindi incominci a volte a essere additata, a volte anche marginata, e questo ti porta poi a frequentare più o meno delle zone della città in cui vivi. Le minacce, le querele, le intimidazioni che sono giunte nel tempo, all'inizio le ho vissute un po' con incoscienza, a dir la verità. Spesso ho continuato a condurre lo stesso tipo di vita, ad uscire di notte se c'è un incidente, una sparatoria, ad andare sui luoghi, teatri delle vicende, omicidi piuttosto che rapine o altro. Oggi che forse l'età insomma ti aiuta, la vivo in modo diverso, magari ho qualche accortezza in più, nel senso che segnalo il fatto ai carabinieri quando mi muovo, oppure cerco di non andare mai da sola ma porto sempre con me il fotografo o delle persone, degli amici a volte con cui mi trovo a mangiare la pizza e poi mi chiamano perché c'è, che ne so, una sparatoria e quindi molli tutto e vai. A livello invece professionale sono, devo dire la verità, per me è uno stimolo, perché ti invogliano a dire non posso cedere di fronte a queste forme di arroganza e devo fare qualcosa nel mio piccolo per cambiare questo modo di fare. E allora ecco che mi sono avvicinata a dei gruppi di lavoro, ecco che mi sono avvicinata anche alle istituzioni del giornalismo, perché penso che solo in questo modo si possa creare qualcosa di concreto, solo l'unione fa la forza, quindi coinvolgendo sempre più persone che hanno subito o quasi i tuoi stessi problemi o che vivono le stesse forme di disagio, si può creare qualcosa per cambiare realmente la situazione in cui ci troviamo a lavorare. In questo caso il precariato è una forte piaga che condiziona effettivamente sia lo stato di vita che le difese che poi hai a disposizione, perché dovendo fare i salti mortali per accumulare poi il pranzo con la cena, ovviamente hai anche uno poco tempo per dedicarti al resto e quindi a fare riunioni, incontri o insomma iniziative che possano permettere a tutti di conoscere quelle che sono le problematiche e le esperienze. L'altro è l'aspetto economico, che effettivamente a volte automaticamente esclude tutta una serie di persone che per non vivere su questo filo della precarietà a volte cedono a quelle avance che ti fanno dai politici ad altro, e come fai a condannarli?